Allora, bentrovati, buongiorno e bentrovati. Dovremmo essere live. Eccoci qua, già tutti collegati. Alfonso, Alberto Gallinari, ciao, Giulio Muro, benissimo. Mi confermate che si sente bene? L'audio arriva? Così partiamo subito. Intanto, ciao Laura, eccola lì, Laura Merla è arrivata. Grazie per essere con me ancora oggi, anzi con noi, perché abbiamo degli ospiti molto interessanti che ci racconteranno veramente un sacco di cose, insomma, da ogni parte del mondo che ci interessa. Allora, prima di partire con la presentazione, vorrei dirvi questo. Io sto sentendo e parlando con tanti agenti immobiliari durante queste giornate e mi stanno arrivando tanti casi positivi di attività fatte, di riscontri dai clienti, anche qualche contratto chiuso grazie al digitale. Se avete esperienze positive in questo senso, vi chiedo proprio di mandarmi un messaggio via email, magari inserisco i miei riferimenti in fondo a questa chat. Scrivetemi perché io voglio proprio di sentire casi positivi da poter poi raccontare anche al pubblico, ai colleghi, perché è il momento, insomma, di fare, perché la vera novità qual è? È che, nonostante tutto, oggi siamo ancora agenti immobiliari e quindi il mercato c'è, ci sarà, sicuramente subirà una contrazione, ma se sapremo essere competitivi e preparati, soprattutto proattivi, riusciremo a lavorare, ecco, a prescindere, diciamo, dalle condizioni che non saranno facili, ma riserveranno continuamente opportunità, come è sempre stato. Allora, partiamo con la presentazione degli ospiti. Oggi abbiamo, eccoli qua, collegati. Cominciamo da Salvatore Cusimano di Knight Frank da Londra. Ciao Ciao a Salvatore. tutti, come state? Direi bene, se sono collegati stanno bene, dai. Bene. Poi Ciao. Cristian Calusa, la voce italiana da Miami. Ciao Cristian. Cristian, ci senti? Sì, ciao a tutti. Perfetto, grande, ok. E dalla Grande Mela, da New York City, Riccardo Ravasini, ciao, ecco, la Ciao. dimostrazione, ecco, la Statua della La Libertà, va bene. dimostrazione. Benissimo, ottimo. Allora, io partirei subito con questa live, chiedendo a chi ci segue eventualmente di fare domande, siamo assolutamente disponibili. Agli ospiti chiedo di silenziare notifiche, smartphone vari, così teniamo l'audio pulito. Partiamo un po' quindi dal come sta vivendo il vostro paese adesso questa emergenza da coronavirus. Che sta succedendo? Perché noi leggiamo i giornali, ma insomma ci interessa capire da voi che vivete ormai in prima persona questa situazione. Salvatore, a Londra com'è la situazione? Beh, adesso siamo nella fase ascendente. Le prime 2 settimane di marzo, insomma, erano ancora abbastanza rilassate. La gente non prendeva davvero sul serio, non capiva la gravità della situazione. Quindi venivamo anche presi un po' in giro noi italiani che cercavamo di spiegare un po' che tipo di fenomenologia stavamo affrontando. Adesso c'è molta più consapevolezza, siamo nel terzo giorno di quarantena, il lockdown è iniziato e quindi stiamo tutti lavorando da casa fondamentalmente. Ok, ma la gente adesso rispetta le norme, si Sì, sta. Sì. assolutamente sì, guarda, fino a 2 secondi fa ero giù al supermarket a comprare qualcosa, c'era una fila Ok. fuori, 2 metri di distanza minimo, la Sì. gente, sì, da questo punto di vista gli inglesi sono sempre un esempio di civiltà. Assolutamente. Una cosa curiosa, mi hai detto che tra le cose che mancano, prima fra tutte, cos'è? È la carta igienica. Ok, Siamo insomma. senza carta igienica da veramente molto tempo. Ah, Sì, anche caspita, qua. caspita ragazzi. Cristian, invece i tuoi da Miami cosa raccontano? Cristian, ci sei? Sì, eccomi, eccomi. Ok, Lo sento un sì, po' di dicevo i tuoi da. ritardo. Ah, Qua è ok. abbastanza simile, nel senso che hanno un po' all'inizio ridevano di queste delle procedure che ha deciso l'Italia di intraprendere. Adesso il virus sta diventando una realtà importante anche qua. Sicuramente gli americani hanno un approccio alle procedure
e di rispetto delle procedure, che non è quello magari, diciamo, dei paesi latini, e quindi il problema sta diventando grande, devo dire, stanno iniziando a reagire. L'unica cosa è che ogni stato, ogni città sta reagendo in un modo un po' diverso, non c'è una linea comune, tranne per alcune cose a livello federale. Ok. Riccardo, invece, dalla Grande Mela che succede? La Grande Mela siamo in lockdown ufficiale, ovvero è stato dato l'ordine a tutti quelli che non hanno, insomma, dei lavori essenziali di stare a casa da questa domenica passata, la sera. Quindi siamo in lockdown ufficiale, anche se personalmente, seguendo le notizie in Italia, avevamo cominciato a fare il lockdown già da 10 giorni prima nella nostra famiglia. Okay. E quindi, insomma, è tutto bloccato. Fortunatamente siamo in una zona dove abbiamo, insomma, supermercati vicini, ci possiamo organizzare a piedi, uscendo il meno possibile per le necessità. Dall'altro lato, non è stato ancora dato l'ordine di stare completamente a casa, quindi per sgranchirsi le gambe si può fare due passi con le dovute accortezze, e quindi, insomma, stiamo il più attenti possibile. Insomma, magari lì da te fare un po' di scale è possibile, insomma, credo che quelle non manchi, no? Sì, allora, gli agenti immobiliari e quindi i colleghi, come stanno gestendo, come si sono organizzati per, insomma, reggere alla parziale inattività delle settimane che dovrete affrontare? Salvatore? Beh, noi abbiamo già un'organizzazione pregressa rispetto alla possibilità di lavorare da casa, quindi abbiamo tutti più o meno un laptop che è stato dato dall'azienda, abbiamo tutti l'accesso da remoto alle email, al gestionale, e poi siamo tutti ben organizzati con i vari video o tour 3D degli immobili. Visto che la maggior parte della nostra clientela, circa il 70% della nostra clientela, è una clientela straniera che non necessariamente vive nel Regno Unito. Ok. Voi, peraltro, tu stai seguendo per Knight Frank, che è una grossa società internazionale, un'operazione molto grande, no? Che, insomma, dove anche tanti italiani hanno acquistato, mi raccontavi. Sì, praticamente sono a Royal Wharf, che è un grandissimo development, o sito di costruzione di circa 40 acri, stiamo parlando di circa 3.385 immobili. C'è una bella componente italiana, sicuramente, soprattutto negli ultimi tempi, perché abbiamo lanciato, insomma, uno schema nuovo da parte del governo che aiuta i first time buyers, ovvero le persone che vogliono acquistare casa per la prima volta. Abbiamo venduto circa il 98% degli immobili nell'arco dei 6 anni, quindi siamo veramente alla fine del progetto e siamo molto soddisfatti. Bene. Christian, invece, io so che tu con Opisas sei anche un operatore diretto, che fai operazioni un po' dappertutto, Miami compresa, dove c'è la tua roccaforte, ecco. Come stanno andando le cose giù? Come si stanno organizzando, per esempio, il tuo team per, insomma, non passare il tempo a giocare con la PlayStation? Ma ti dico, noi per fortuna lo smart working, come viene definito, è una cosa che già abbiamo da anni, perché avendo gli uffici in Sud America, in Europa, negli Stati Uniti, quindi lo staff è sempre ha lavorato così. Sicuramente rispetto alla classica vendita, diciamo, da agenzia, noi compriamo gli immobili e li rivendiamo già affittati, ma con un target di investimento. Quindi il 99% dei nostri clienti non visita gli immobili, e qui comunque la parte, il 90% delle nostre transazioni erano fatte utilizzando la tecnologia, ecco. Quindi devo dire che alla fin fine è più una cosa personale, a livello lavorativo non ci ha cambiato troppo. Ok, scusami, dicevi che già buona parte degli investitori non vedono gli immobili, ma sono investitori che investono milioni di euro o sono investitori anche da
200.000, 300.000 euro. Noi lavoriamo, noi come target abbiamo, noi siamo concentrati sulla fascia immobile che va dai 60 ai 200.000 dollari, con okay. una rendita da locazione che va dal 6 all'11 netto. Okay. Quindi ho, diciamo, il cliente retail che ne compra una, come ho l'investitore più grande, come ho il family office o il fondo, per okay. cui magari se facciamo da advisory, che quindi compra il pacchetto. Però l'approccio alla fin fine è sempre lo stesso. E cioè, devo la dire casa la verità, tendenzialmente non la vedono? No, non la vedono. Il 99% dei nostri clienti non vanno, anche se noi spingiamo ad andare, perché insomma, ci teniamo che conoscano il nostro staff, che vedano i nostri uffici e tutto. Sì. Però quindi per assurdo, devo dire, in questi 15 giorni di, diciamo, di chiamiamolo lock, poi dipende dove, in varie fasi, è aumentato l'interesse, nel senso che comunque il real asset investment è in un momento di volatilità dei mercati attira di più. E per assurdo la gente è disposta ad accettare rendite anche più basse se c'è un back asset che garantisce il valore del loro investimento. Lo immagino. Allora, prima di passare a Riccardo, volevo salutare un po' di persone collegate: Simona Muzzi, Enza Palamito, Luca Modio, Paolo Managò, ciao, Marco Caponi, ciao, Francesco Greco, Nicola Reali, Giovanni Lugli, Giuseppe Annunziati, Elisabetta Rodato, Francesco Barresi, Luca Spataro, Stefano Oriente, caspita, Enrico Francesio, Ilaria Meani, ciao, Fabrizio Segalerba, dici un caro saluto a Salvatore, che ricordo con grande simpatia perché è venuto a trovarti, peraltro, a Londra. Mi ha fatto tantissimo piacere, mi ha portato un libro bellissimo con le foto di Genova, sì, vedi? Vedo l'ora di andare a trovare a Genova. Ecco, ti aspettiamo, guarda, braccio aperte. Riccardo, allora, invece tu, Rava Realty, ma non solo, sappiamo che lavori in Compass, di cui abbiamo parlato già tante volte, anche quando siamo stati insieme la scorsa estate a New York, dove abbiamo fatto quell'intervista lunga, quindi Compass, un agente immobiliare, tra virgolette, tecnologico, un hub di servizi. E come vi siete organizzati per affrontare queste settimane? Diciamo un po' simile a Salvatore e Christian, eravamo già organizzati in precedenza, ormai con la nuova economia, per essere in grado di lavorare in maniera remota, quindi abbiamo un sacco di strumenti a supporto della gente e poi quindi a supporto del cliente finale, che sono totalmente basati sulla tecnologia e sulla nuvola, sul cloud, come si dice. Quindi anche personalmente spesso lavoro dal mio home office, che è quello che vedete qui, oppure dall'ufficio principale, insomma non ci sono grossi problemi a livello pratico per lavorare. Adesso la situazione è particolare e quindi bisogna un po' così aggiustare la mira per questo momento in cui per ovvi motivi i deals, quello che doveva procedere ovviamente non sta procedendo normalmente, però tante cose ci stiamo organizzando per farle anche in maniera remota, anche gli stessi rogiti piano piano, per esempio, hanno autorizzato la notarizzazione dei documenti in maniera online proprio adesso negli ultimi giorni, per cercare di fare quanto più possibile in maniera remota. Ovviamente ci sono molti problemi perché la cosa è molto recente, ci si sta cercando di organizzare. Ok, allora guarda, qui in Italia gli agenti immobiliari stanno insomma provando a insomma, chi è già digitalizzato sta continuando a lavorare, ovvero fare ciò che può fare limitatamente, insomma, a quanto può muoversi, ecco. Ci sono altri che però continuano a fare resistenza anche sulla digitalizzazione, quindi valutazioni online, firma digitale, visite virtuali, sono cose che non vengono ancora sposate completamente, con la scusa tanto la casa, se il cliente non la vede, di fatto non la compra, no? E quindi abbiamo un po' questa scusa per restare fermi e magari subire anche passivamente il mercato anziché
avere un atteggiamento proattivo. Anche sugli immobili, diciamo, residenziali, quindi io immagino che anche voi non vendiate soltanto casa agli stranieri, ma immagino che qualche locale c'è. La tecnologia, a livello pratico, come vi ha aiutato in passato e se utilizzata attualmente nei vostri protocolli, come vi sta aiutando anche a non perdere il contatto con i clienti? Chi è il coraggioso che parte? Ma no, se parto io, vai Cristian, vai. No, io dico la tecnologia forse perché per il nostro format, il nostro business model è sempre stato un po' la chiave e quindi sicuramente in un momento così mi rendo conto, parlo del mercato europeo dove c'è il lock, ma tra poco anche in altri paesi, che la gente per assurdo ha più tempo ad ascoltare, a ricercare online e a verificare. Quindi io sto vedendo dei leads che per noi erano, chiamiamoli un po' dormienti, che si sono risvegliati sia sul lato agenti che collaboravano con noi che sul lato clienti, e mi rendo conto che in questa fase c'è molto più, forse perché c'è più tempo, forse perché la tecnologia è ormai comunque lo strumento quotidiano di lavoro e stiamo avendo dei risultati più importanti, più incisivi, diciamo a livello di rating, di ritorno sulle operazioni effettuate. Infatti stiamo proprio accelerando questa parte perché avendo dei limiti di spostamenti è l'unica cosa che può compensare il resto. No, no, certo. Riccardo, invece, con Compass come cosa fate? Allora, già di default, come si dice, ci sono un sacco di strumenti che possiamo utilizzare per comunicare. Per esempio, simile a questo che stiamo utilizzando, abbiamo Blue Jeans che ci permette di fare delle conference call, dei meeting virtuali. Abbiamo uno strumento di... per il learning che si chiama Compass Academy, dove ci sono un sacco di video, un sacco di materiale che possiamo consultare per crescere e per diciamo sviluppare la nostra conoscenza, e poi un sacco di strumenti come può essere una mailing list come SendGrid o MailChimp che ci permettono di stare in comunicazione con i nostri clienti e ovviamente anche tutti i social media. Poi fra l'altro c'è anche un ibrido fra il virtuale e il reale, diciamo che è questa azienda che si chiama Express Docs, che ti permette di stampare in maniera remota attraverso la loro fabbrica e poi mandare via posta qualsiasi comunicazione uno possa immaginare. Quindi ci sono diversi modi per rimanere in contatto. Come diceva Cristian, sicuramente la gente adesso ha più tempo di stare online, di studiare e quant'altro, quindi è il momento di essere vicino al cliente e dare l'informazione necessaria per poi prendere decisioni. Se non è adesso, data la situazione di crisi, sarà fra 2, 3, 4, 6 mesi quando saranno pronti. Quindi investimento di tempo per progetti di lungo termine sicuramente c'è un sacco di opportunità, insomma, di lavorare sodo sicuramente. Okay. Salvatore, invece, io mi ricollego un po' a quello che dicevano appunto Cristian e Riccardo. Aggiungo solamente che, per quanto mi riguarda, penso che il digitale debba essere oggi uno strumento accessorio, perché ovviamente abbiamo tantissimi clienti che preferiscono vedere l'immobile di persona o incontrarci di persona, però ce ne sono tantissimi altri che si aspettano che noi in qualche modo, insomma, riusciamo a interagire anche in maniera digitale, in maniera flessibile. È anche uno strumento di ottimizzazione. Per esempio, da noi in azienda lo utilizziamo, appunto, utilizziamo tutti questi appunto strumenti che ha citato poco fa Riccardo, come il training online, piuttosto che il virtual tour, piuttosto che fare amministrazione da casa, anche per un discorso ambientale, per evitare appunto emissioni. Io vivo in una città, Londra, che è molto grande, ci sono circa 10 milioni di abitanti,
Quindi come missione dell'azienda c'è anche quella di limitare le emissioni di CO2, quindi di limitare gli spostamenti. Ha un'efficacia a tutto tondo e lo terrei, se fossi in Italia, sicuramente lo terrei come strumento accessorio, quello senza dubbio. Ok, bene. Allora, volevo un attimo far entrare un ospite per una testimonianza in diretta. Ci ha raggiunto Luca Burato, che è anche lui un italiano che vive a New York. Allora, nascondo un attimo Christian e faccio entrare Luca Burato, che dovrebbe arrivare. Eccolo lì. Lo conosco. Ok, ciao Luca, ci senti? Aspetta, Luca? Sì. Eccoci qua, ciao Luca, come stai? Io bene, voi? Benissimo, dai, ci siamo visti anche con te sul tetto di Compass, sì, la scorsa estate, esatto, però la barba non ce l'avevi, infatti dico, caspita, sì, ha mandato lo zio, ho pensato ha mandato lo zio, invece sei tu. Ah, ok. Allora, abbiamo un doppio testimonial oggi su New York. Luca, come stai vivendo questa situazione? Allora, guarda, dunque noi siamo abbastanza occupati, fortunatamente, perché facciamo molta gestione immobiliare e quindi chiaramente rientriamo nella sfera dei servizi essenziali che non hanno ancora chiuso di fatto. E quindi siamo molto occupati su quel frangente lì. Per quanto riguarda le compravendite, invece si è arrestato un po' tutto, anche se diciamo ci sono molti clienti che sono alla finestra in attesa di vedere che cosa succede, quindi molto interesse, ma ovviamente adesso bisogna stare fermi e aspettare. Okay. Ma qual è la tua strategia a medio termine, diciamo, nei confronti dei clienti? Che tipo di attività pensi di mettere in campo? Ecco, immaginando un periodo che secondo me sarà più breve del nostro, perché Trump ha delle idee piuttosto dinamiche, ecco, su questa situazione. Ma nel frattempo, come pensate di muovermi con i clienti? Dunque, è difficile da dire, perché come hai detto tu non c'è una certezza su quanto questo periodo potrà durare, quindi si parla di un mese, si parla di tre mesi, non, nessuno può prevederlo. Sicuramente c'è stato un aumento come diceva Riccardo, nelle tecnologie, quindi tour virtuali e anche cose che stiamo sperimentando nuove, come il crowdfunding, stanno avendo molto più interesse adesso che in precedenza, e probabilmente sarà anche il futuro di come si presenteranno determinati affari, come si presenteranno le proprietà, e quindi credo che dovremmo continuare in quella direzione, quindi chiaramente manteniamo un contatto con tutti i clienti virtualmente, quello fortunatamente si poteva fare anche prima senza problemi, però adesso appunto monitorare il mercato per vedere che offerte ci sono e trovare delle soluzioni nuove, innovative, per presentare queste opportunità ai clienti che non possono venire fisicamente a vedere quello che comprano. Ok, grazie Luca. Ascolta, faccio rientrare Christian, e poi se hai altre osservazioni durante questa live mi mandi un messaggio nella chat riservata. Perfetto. Agli ospiti, e ti rimetto dentro, d'accordo? Grazie intanto, grazie, ciao Luca. Ciao Luca. Ciao Luca. Gerardo, vedo una domanda da Raffaele Coppola che mi sembra interessante. Allora, aspetta, che Raffaele Coppola, sì, assolutamente. Il 99% degli investitori nel mercato nostrano, a noi la prima casa il 95%, spunti. Sì. E io avrei un suggerimento, siccome siamo, mi pare, la audience, la maggior parte di agenti immobiliari, adesso non scordiamoci del primo strumento
di comunicazione a distanza che è il telefono, no? Che quindi hai ragione. Non scordiamoci del telefono. È 130 anni che il telefono è con noi. Ed è l'occasione per chiamare, che siano clienti passati, che siano dei prospects o quant'altro, che siano amici, conoscenti, ovviamente con il dovuto tatto, perché chiaramente non è il caso di chiamare e dire: oh, guarda, c'è questo deal della Madonna, devi vederlo, perché non sarebbe probabilmente il caso, ma comunque essere lì a disposizione e farti vivo ed essere presente per tutti quelli che ti conoscono. Quindi a prescindere da strategie di marketing, io direi la prima casa sono, insomma, famiglie, amici, tutti quelli che fanno parte della cosiddetta, qui la chiamiamo sphere of influence, no? di un agente, e quindi direi telefonare, avere una chiacchierata e spendere quel tempo che forse non avevamo perché dovevamo correre a mostrare appartamenti, e spendere quel tempo a raggiungere le persone personalmente in questa maniera, diciamo, più soffice. Faccio una domanda agli ospiti, che sicuramente troverà terreno fertile, no? Ci aspettiamo tutti, almeno qui, ormai in Italia ci sono i principali istituti di ricerca che stanno già facendo previsioni sul mercato che verrà, ed è un mercato che entrerà per forza di cose in contrazione. Perché con le attività al dettaglio chiuse probabilmente anche l'occupazione calerà, e quindi, insomma, ci sono scenari soft e hard che comunque, insomma, ci fanno un po' ricordare la crisi del 2008. Credo che bisogna rispolverare un vecchio tema, che è il tema della collaborazione, quindi il fatto di entrare nel mercato e accelerare proprio la chiusura del deal, della transazione, grazie alla collaborazione tra agenti. Io so che voi siete già, insomma, avete già un DNA collaborativo, lavorando su mercati che riteniamo comunque più evoluti. Volete fare un appello agli agenti immobiliari che ancora italiani, che resistono un po', fanno resistenza alla collaborazione? Se vuoi parto io. Sicuramente collaborazione importantissima, e invito tutti a cercare di collaborare il più possibile. Però a difesa dei colleghi italiani, devo dire che per collaborare c'è anche bisogno di una struttura di base del mercato che è appunto organizzata in quella maniera, no? E quindi l'invito più che altro a cercare, cioè alle associazioni di categoria, nel trovare una sintonia, nel trovare gli strumenti per regolare i mercati in maniera simile ai mercati americani. Perché qui, cioè, un agente nuovo che prende la licenza di base si inserisce su una piattaforma fantastica dove tutti gli agenti del venditore collaborano con qualsiasi agente del compratore. Quindi io, come ho preso la licenza, ho zero esperienza, però se ho un buyer posso avere tutto il mercato a disposizione, portare il mio compratore a vedere qualsiasi immobile, perché esiste questa piattaforma. Quindi, è a livello personale un atteggiamento verso la collaborazione, ma più importante è cercare di regolare i mercati in maniera simile ai mercati italiani, in maniera simile a quelli americani, per esempio. Sì, è vero. È una questione proprio di cultura e struttura, voglio dire, del mercato e abitudine. Io se posso dire... Sì, Salvatore, sì, sì. Aspetto. Penso che... Io ho lavorato per tantissimi anni col gruppo Toscano, quando ero in Italia, gestivo le mie agenzie, e il gruppo Toscano fino ad allora era un'agenzia che appunto prediligeva l'esclusiva. Quindi non dava l'opportunità a nessuno degli affiliati di collaborare.
Oggi vedo che la tendenza sta cambiando in Italia e questo mi fa piacere sicuramente. Quello che ho capito da imprenditore più che da agente immobiliare è che non è tanto importante lavorare in esclusiva ed aspettare che una vendita si realizzi in 6, 8, 10 mesi, ma in realtà quello che è più importante è il flusso di cassa, il cash flow is king, quello che ripetono gli americani, no? Quindi se chi in ascolto sta dirigendo un'impresa, no? Sta gestendo un'agenzia immobiliare, secondo me come priorità assoluta dovrebbe avere appunto quello di velocizzare il numero di compravendite, rendere le compravendite quanto è più smooth, come diciamo qui, quanto più lisce, quanto più easy per i clienti, e quindi la customer experience deve essere quanto più credevole possibile. Mi rendo conto che c'è una certa difficoltà nel selezionare i partners in questi casi, perché tante volte un agente immobiliare non comunica con un altro in Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Però, come diceva Riccardo, nel momento in cui si creano delle piattaforme, delle regole, degli standards a cui tutti devono sottostare, io penso che la cosa più importante a quel punto per chi gestisce un'agenzia immobiliare, ma anche per chi è un agente immobiliare individuale, è quello di pensare che il cash flow è il flusso di cassa, è quello che ti consente di fatto di non solo pagare le bollette, pianificare gli investimenti e rendere i tuoi clienti più felici. Quindi certo, vendi veloce, non è la cosa più importante secondo me. Bene, Christian, invece la tua esperienza. Ma collaborare secondo me è alla base, nel senso che non credo più nel single player, specialmente chi, dico l'Italia, che comunque è meta interessante per investitori stranieri, per gente che si vuole trasferire ed altro. Quindi secondo me allargare il tipo di collaborazioni è fondamentale. Come è fondamentale la collaborazione tra colleghi, e va spiegato, e secondo me va sempre di più puntato sul dare il valore aggiunto alla figura dell'agente immobiliare, nel senso, negli Stati Uniti l'agente immobiliare che rappresenta acquirente e venditore è il centro, punto, è così. In molti altri paesi si vendono e si acquistano case in altri mille modi. E c'è sicuramente forse anche un codice etico minimo. Adesso noi, Gerardo, ci siamo incontrati a febbraio per un'altra cosa, no? Certo, però c'è una linea continua condivisa di collaborazione tra tutti, e se tutti le rispettano, credo che il sistema dimostra che si può lavorare benissimo anche a chilometri di distanza, e in modo attivo per tutti, perché come ha detto anche Salvatore, cash flow, quindi è meglio forse fare 10 vendite l'anno condivise che farne due da solo. Questo è fondamentale. Allora, ci sono un sacco di domande online, poi eventualmente vi chiedo di, se potete, commentare la chat e magari lasciare anche i vostri riferimenti per favorire un eventuale contatto con chi ci sta seguendo. C'era, intanto vabbè, dobbiamo salutare anche Chiara Iodice, Maria Luisa Rotondo, Stefano Oriente qui, ok. E c'era una domanda interessante che ci fa uscire un po' dal seminato. Prima di uscire dal seminato, rispondo a Alfonso Treppo che dice: ieri Nomisma fa una precisazione per l'Italia indicando meno 20% compravendite nel 2020 e discesa prezzi intorno al 3%, cosa ne pensate? Allora, non so gli ospiti esteri se hanno già avuto modo di leggere questo report. Io l'ho letto, l'ho visto, sì, ci sarà sicuramente una contrazione che è legata proprio a un problema occupazionale. Tu tieni chiusa un paese, quindi le chiuse le attività, è evidente che avremo un problema occupazionale, quindi meno persone che lavorano, meno persone che potranno di fatto accedere anche al credito e di conseguenza meno compravendite. Prepariamoci ad un mercato veramente più vicino al 2008 che al 2019, con la consapevolezza che probabilmente anche a livello di istituzioni finanziarie italiane ed europee probabilmente potremmo avere qualche supporto in più da un punto di vista finanziario, però è indubbio che insomma il mercato risentirà di questo tipo di problema sia sul numero di compravendite e anche sui valori. Io non sarei così
ottimista sulla loro tenuta, quindi un eventuale decremento dei valori e dei prezzi penso che sia assolutamente giustificata. Usciamo fuori dal seminato, c'è Alberto Gallinari che dice: fateci sognare, riassumendo, spese di acquisto per residenti o stranieri e gestione fiscale degli immobili nelle vostre rispettive sedi operative. Sì, direi di fare magari la prossima puntata, sì, sennò parliamo due ore qua. Facciamo talmente, talmente tante variabili da considerare. Esatto, però facciamo una cosa, facciamo un overview di un paio di minuti a testa, inserendo anche eventualmente l'opportunità di collaborazione con gli agenti immobiliari italiani, dai, così facciamogli venire voglia, dai, di lavorare anche fuori dall'Italia. Chi parte? Salvatore? Beh, velocemente, molto velocemente. Vai. Per chi acquista prima casa ha un'imposta di registro che sta all'interno del 3,3% rispetto al prezzo d'acquisto, circa 2.000 pound di notaio, e poi se compri direttamente dal costruttore non dovrai pagare nessuna spesa all'agenzia, perché è il costruttore che dà la fee all'agenzia. Se invece ovviamente ti fai seguire da un property finder, a quel punto dovrei mettere in conto la provvigione per il property finder. Però in buona sostanza questo è quello che avviene come prima casa. Per gli investitori stranieri invece l'imposta di registro è il doppio, è circa il 6%, e probabilmente verrà inasprita. Il governo ha già annunciato che ci sarà un altro 2% da mettere, diciamo, on top of it, quindi ad aggiungere. Questo perché c'è l'intenzione, ma già da tempo, di dare una scossa, una spinta maggiore al mercato locale contro il mercato estero, che tutto sommato continua a investire normalmente, senza problemi. È talmente grande il mercato estero che ci fanno una tassa sopra, capisci Gerardo? Ci fanno una tassa sopra nel momento di emergenze. Certo. Questo più o meno. Come si fa a collaborare con te? C'è la possibilità di creare un flusso di scambio informativo clienti? Non so. Io da circa 2 anni ho pensato di creare un blog, semplicemente. Comunque le persone mi potranno anche raggiungere attraverso i social, e poi di caso in caso, insomma, vedremo come collaborare sicuramente, ma di fondo rispetto a Christian non ho ancora una struttura referral impostata, quindi forse Christian in questo senso ci può dare qualche spunto. Ok, allora Christian, parliamo di Miami, ma parliamo anche di Opisas e come gli agenti immobiliari possono collaborare con Opisas, perché so che tu sei sempre alla ricerca di metodi nuovi per creare relazioni fruttifere con gli agenti italiani. Beh, ti dico, noi oggi come società abbiamo quasi 3.000 collaborazioni, e tra questi ci sono svariate centinaia anche di agenti italiani. Abbiamo, noi alla fin fine non siamo né degli intermediari, dei developer, nel senso che noi siamo i proprietari degli immobili che proponiamo, e quindi abbiamo degli accordi di collaborazione. Invito chiunque sia interessato a valutare questa possibilità a contattarci. Insomma, il sito è www.opisas.com. E credo che in un'ottica di diversificazione degli investimenti, e in questo momento in cui c'è questa volatilità dei mercati finanziari, è sicuramente un momento di crisi. Però i momenti di crisi creano anche tante grandi opportunità. E se posso dire un piccolo aneddoto, io ho formato la mia società il 15 agosto 2008, esattamente 30 giorni dopo, se vi ricordate, c'erano le cassette Goldman Sachs dei dipendenti per strada. Quindi credo che l'esempio di Opisas in 12 anni di attività ha dimostrato come un momento di crisi mondiale sia riuscito a creare un'opportunità. Quindi io dico a tutti gli agenti, il momento è sicuramente duro, non si sa ancora dove le scelte che si faranno e quanto durerà, ma con delle modalità diverse, secondo me ci sarà molto da fare. E chi è interessato in un'ottica di diversificazione, appunto, offrire agli Stati Uniti, è libero di contattarmi. Sono qua operativo, bloccato ma operativo. Grazie. Riccardo, invece.
Allora, New York. Allora, per quanto riguarda i costi relativi alla transazione, brevemente, i costi a rogito sono coperti per la maggior parte dal venditore, incluse le spese di transazione, quindi se volete utilizzare un agente immobiliare, cosiddetto buyer agent, non lo pagate, perché questo buyer agent viene già pagato dal venditore. Poi a rogito, appunto, le spese del compratore sono molto più basse, possiamo dire 2%, 1,5-2% massimo, mentre per il venditore sono attorno all'8%. Poi per quanto riguarda la collaborazione, poi magari vi giro una newsletter dove vi potete iscrivere, invito tutti quanti. E assolutamente sono apertissimo a collaborare con qualsiasi collega dall'Italia ad altre parti del mondo, appunto su questa base, insomma, questo setup è chiaro. Io come buyer broker vengo già pagato dal seller e poi da lì uno si può organizzare come vuole, ecco, sulla collaborazione. Quindi apertura massima. E concordo con Christian, anch'io alla fine sono entrato nel mercato immobiliare più o meno nello stesso momento rispetto a Christian, per ogni crisi c'è un'opportunità, nel senso che poi per definizione l'investitore va a vedere e a considerare opportunità, come si dice qua, when there's blood on the street, no? Quando ci sono queste opportunità. Quindi se da un lato chi compra la prima casa può essere comprensibilmente impaurito, l'investitore che ha un po' più pelo sullo stomaco invece sta aspettando il momento giusto per entrare in azione. Quindi Io vorrei dire che faccio parte del gruppo di quelli che hanno aperto l'ufficio nel 2008, io 6 febbraio 2008. Allora portate bene, ragazzi. Andata alla grande. E mi volevo riallacciare appunto a quel discorso, nel senso che sono d'accordissimo con Riccardo, il momento di crisi può portare a delle grandi opportunità, ma se sei preparato. Io nel 2008, quando ho aperto il mio primo ufficio, non ero dal punto di vista imprenditoriale preparato, e fondamentalmente ho fallito, non ho fatto una grande cavalcata, ho avuto moltissime difficoltà, questo forse perché nel limite dei franchising, ma questo è un altro discorso. Quindi invito chiunque, proprio perché adesso hanno del tempo a disposizione, a guardare dentro la loro azienda, guardare i propri bilanci, guardare le proprie campagne marketing, capire come intervenire sulla nicchia di mercato a cui fanno riferimento, perché altrimenti questo tempo passerà, la gente avrà voglia di ritornare alla normalità, ma se tu non sei preparato, fondamentalmente ci sarà qualcun altro che si prenderà cura dei tuoi clienti. Quindi per me questo rimane assolutamente sacrosanto. Bene, no, condivido in pieno, Salvatore. Qui ci bisogna veramente di maggiore struttura, una mentalità aperta e la capacità di prevedere ciò che sarà. Ecco, e comunque i dati li abbiamo, gli strumenti anche, possiamo fare sicuramente bene. Allora, siamo arrivati quasi a 45 minuti di diretta ed è, insomma, giusto anche rispettare i tempi. Io intanto vi ringrazio per essere stati con noi, mi rivolgo agli ospiti ma anche a chi ci sta seguendo adesso. Agli ospiti richiedo ancora di lasciare poi in fondo alla chat i riferimenti, perché stanno chiedendo di entrare in contatto con voi, quindi magari una mail, un indirizzo web, insomma, per rafforzare, ecco, i contatti fra dalla Manica all'Atlantico, insomma, e quindi creare opportunità di confronto, perché anche la condivisione di competenze e esperienze in questo momento ci aiuta a restare produttivi. Quindi vi saluto uno ad uno, grazie Salvatore Cusimano. Grazie, da Londra. Grazie Gerardo per avermi invitato. Ci mancherebbe, un piacere. Grazie Christian Calusa, allora da Miami. E grazie.
Grazie, e grazie a Riccardo Ravasini anche da New York. Oscuro ancora Cristian, non me ne volere, perché voglio riportare un attimo, voglio riportare un attimo Luca Burato in linea per un saluto. E dai, noi poi tanto ci sentiamo per NAR e mille altre cose. E tutto il resto. Cristian. Ciao, grazie ancora ciao, a tutti. Presto. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Allora, portiamo in stream. Eccolo qua. Ciao Luca Burato, ciao, ciao, grazie, vale anche per te, insomma, lascia anche tu un riferimento magari in fondo a questa chat. Ricordo Luca Burato, Vivaldi Real Estate, giusto? Esattamente, sì. Esattamente, perfetto. Specializzato soprattutto nella, oltre che nella vendita, nella gestione degli immobili, quindi insomma un valido riferimento anche poi per seguire i clienti dopo l'acquisto, perché diventa poi importante anche il servizio post vendita. Luca? Esattamente. Va bene. Grazie, allora, a tutti, grazie. Grazie mille a voi. Allora, un saluto. Ci vediamo settimana prossima con una nuova live dove andremo a, insomma, a rifare il punto della situazione da una prospettiva particolare. Avremo un rappresentante di una rete importante che fa parte anche di un'unità di crisi globale per quanto riguarda l'immobiliare, che ci porterà delle informazioni e delle constatazioni interessanti. Avremo anche un instant buyer che sta per lanciare una cosa interessante che è Casavo, quindi un'iniziativa importante anche per l'Italia, e avremo anche un esponente significativo di una società di mediazione del credito, perché vogliamo parlare anche di mutui, se questa emergenza coronavirus in qualche modo inciderà anche sui tempi e sulle modalità di accesso al credito, quindi insomma temi caldi sempre per restare produttivi. Quindi grazie, e insomma ci vediamo in occasione della prossima live. Un saluto a tutti. Ciao, ciao. Allora, a presto. Allora, bentrovati, buongiorno e bentrovati, dovremmo essere live, eccoci qua, già tutti collegati, Alfonso, Alberto Gallinari, ciao, Giulio Muro, benissimo, mi confermate che si sente bene, l'audio arriva, così partiamo subito. Intanto, ciao Laura, eccola lì, Laura Merla è arrivata. Grazie per essere con me ancora oggi, anzi con noi, perché abbiamo degli ospiti molto interessanti che ci racconteranno veramente un sacco di cose, insomma, da ogni parte del mondo che ci interessa. Allora, prima di partire con la presentazione, vorrei dirvi questo. Io sto sentendo e parlando con tanti agenti immobiliari durante queste giornate, e mi stanno arrivando tanti casi positivi di attività fatte, di riscontri dai clienti, anche qualche contratto chiuso grazie al digitale. Se avete esperienze positive in questo senso, vi chiedo proprio di mandarmi un messaggio via email, magari inserisco i miei riferimenti in fondo a questa chat, scrivetemi, perché io voglio proprio di sentire casi positivi da poter poi raccontare anche al pubblico, ai colleghi, perché è il momento, insomma, di fare, perché la vera novità qual è? È che, nonostante tutto, oggi siamo ancora agenti immobiliari, e quindi il mercato c'è, ci sarà, sicuramente subirà una contrazione, ma se sapremo essere competitivi e preparati, soprattutto proattivi, riusciremo a lavorare, ecco, a prescindere, diciamo, dalle condizioni, che non saranno facili, ma riserveranno continuamente opportunità, come è sempre stato. Allora, partiamo con la presentazione degli ospiti.
Oggi abbiamo, eccoli qua, collegati. Cominciamo da Salvatore Cusimano di Night Frank da Londra. Ciao Salvatore. Ciao a tutti, come state? Direi bene, se sono collegati stanno bene, dai. Bene. Poi Cristian Calusa, la voce italiana da Miami. Ciao Cristian. Cristian, ci senti? Sì, ciao a tutti. Perfetto, grande, ok. E dalla Grande Mela, da New York City, Riccardo Ravasini, ciao, ecco, a dimostrazione, ciao. Ecco, la Statua della Libertà. La dimostrazione. Benissimo, ottimo. Allora, io partirei subito con questa live, chiedendo a chi ci segue eventualmente di fare domande, siamo assolutamente disponibili. Agli ospiti chiedo di silenziare notifiche, smartphone vari, così teniamo l'audio pulito. Partiamo un po' quindi dal come sta vivendo il vostro paese adesso questa emergenza da coronavirus. Che sta succedendo? Perché noi leggiamo i giornali, ma insomma ci interessa capire da voi che vivete ormai in prima persona questa situazione. Salvatore, a Londra com'è la situazione? Beh, adesso siamo nella fase ascendente. Le prime due settimane di marzo, insomma, erano ancora abbastanza rilassate. La gente non prendeva davvero sul serio. Non capiva la gravità della situazione, quindi venivamo anche presi un po' in giro noi italiani, che cercavamo di spiegare un po' che tipo di fenomenologia stavamo affrontando. Adesso c'è molta più consapevolezza, siamo nel terzo giorno di quarantena, il lockdown è iniziato e quindi stiamo tutti lavorando da casa fondamentalmente. Ok, ma la gente adesso rispetta le norme, assolutamente sì, guarda, fino a due secondi fa ero giù al supermarket a comprare qualcosa, c'era una fila fuori, 2 metri di distanza minimo, la gente, sì, da questo punto di vista gli inglesi sono sempre un esempio di civiltà, assolutamente. Una cosa curiosa, mi hai detto che tra le cose che mancano, prima fra tutte, cos'è? È la carta igienica. Ok. Siamo senza la carta igienica da veramente molto tempo. Caspita ragazzi. Sì. Cristian, invece i tuoi da Miami cosa raccontano? Cristian, ci sei? Sì, eccomi. Okay. Lo sento un po' di ritardo. È abbastanza simile, nel senso che hanno un po' all'inizio ridevano di queste delle procedure che ha deciso l'Italia di intraprendere. Adesso il virus sta diventando una realtà importante anche qua. Sicuramente gli americani hanno un approccio alle procedure e di rispetto delle procedure che non è quello magari, diciamo, dei paesi latini, e quindi il problema sta diventando grande, devo dire, stanno iniziando a reagire. L'unica cosa è che ogni stato, ogni città sta reagendo in un modo un po' diverso, non c'è una linea comune, tranne per alcune cose a livello federale. Ok. Riccardo, invece, dalla Grande Mela che succede? La Grande Mela siamo in lockdown ufficiale, ovvero è stato dato l'ordine a tutti quelli che non hanno, insomma, dei lavori essenziali di stare a casa da questa domenica passata, la sera. Quindi siamo in lockdown ufficiale, anche se personalmente, seguendo le notizie in Italia, avevamo cominciato a fare il lockdown già da 10 giorni prima nella nostra famiglia. Okay. E quindi, insomma, è tutto bloccato. Fortunatamente siamo in una zona dove abbiamo, insomma, supermercati vicini, ci possiamo organizzare a piedi, uscendo il meno possibile per le necessità. Dall'altro lato non è stato ancora dato l'ordine di stare completamente a casa, quindi per sgranchirsi le gambe si può fare 2 passi con le dovute accortezze, e quindi, insomma, stiamo il più attenti possibile. Insomma, magari lì da te fare un po' di scale è possibile, insomma, credo che quelle non manchi, no? Sì, allora, gli agenti immobiliari e quindi i colleghi, come stanno gestendo, come si sono organizzati per, insomma, reggere alla parziale inattività delle settimane che dovrete affrontare? Salvatore?
Beh, noi abbiamo già un'organizzazione pregressa rispetto alla possibilità di lavorare da casa. Quindi abbiamo tutti più o meno un laptop che è stato dato dall'azienda, abbiamo tutti l'accesso da remoto alle email, al gestionale, e poi siamo tutti ben organizzati con i vari video o tour 3D degli immobili, visto che la maggior parte della nostra clientela, circa il 70% della nostra clientela, è una clientela straniera, che non necessariamente vive nel Regno Unito. Ok. Voi peraltro tu stai seguendo per Knight Frank, che è una grossa società internazionale, un'operazione molto grande, no? Che insomma, dove anche tanti italiani hanno acquistato, mi raccontavi. Sì, praticamente sono a Royal Wharf, che è un grandissimo development, o sito di costruzione di circa 40 acri. Stiamo parlando di circa 3.385 immobili. C'è una bella componente italiana, sicuramente, soprattutto negli ultimi tempi, perché abbiamo lanciato uno schema nuovo da parte del governo che aiuta i first time buyers, ovvero le persone che vogliono acquistare casa per la prima volta. Abbiamo venduto circa il 98% degli immobili nell'arco dei 6 anni, quindi siamo veramente alla fine del progetto e siamo molto soddisfatti. Bene. Christian, invece, io so che tu con Opisas sei anche un operatore diretto, che fai operazioni un po' dappertutto, Miami compresa, dove c'è la tua roccaforte, ecco. Come stanno andando le cose giù? Come si stanno organizzando, per esempio, il tuo team per, insomma, non passare il tempo a giocare con la PlayStation? Ma ti dico, noi per fortuna lo smart working, come viene definito, è una cosa che già abbiamo da anni, perché avendo gli uffici in Sud America, in Europa, negli Stati Uniti, quindi lo staff ha sempre lavorato così. Sicuramente rispetto alla classica vendita, diciamo da agenzia, noi compriamo gli immobili e li rivendiamo già affittati, ma con un target di investimento. Quindi il 99% dei nostri clienti non visita gli immobili, e qui comunque c'è parte, il 90% delle nostre transazioni erano fatte utilizzando la tecnologia, ecco. Quindi devo dire che alla fin fine è più una cosa personale, a livello lavorativo non ci ha cambiato troppo. Ok, scusami, dicevi che già buona parte degli investitori non vedono gli immobili, ma sono investitori che investono milioni di euro o sono investitori anche da 200.000-300.000 euro? Noi come target abbiamo, diciamo, concentrato sulla fascia immobili che va dai 60 ai 200.000 dollari, con okay. Una rendita da locazione che va dal 6 all'11 netto. Okay. Quindi ho, diciamo, il cliente retail che ne compra una, come ho l'investitore più grande, come ho il family office o il fondo, per okay. Cui magari se facciamo da advisory, che quindi compra il pacchetto. Però l'approccio alla fin fine è sempre lo stesso. E cioè, devo la casa dire la verità, tendenzialmente non la vedono? No, non la vedono. Il 99% dei nostri clienti non vanno, anche se noi spingiamo ad andare, perché insomma, ci teniamo che conoscano il nostro staff, che vedano i nostri uffici e tutto. Sì. Però quindi per assurdo, devo dire, in questi 15 giorni di chiamiamolo lock, poi dipende dove, in varie fasi, è aumentato l'interesse, nel senso che comunque il real asset investment è in un momento di volatilità dei mercati attira di più. E per assurdo la gente è disposta ad accettare rendite anche più basse se c'è un back asset che garantisce il valore del loro investimento. Lo immagino. Allora, prima di passare a Riccardo, volevo salutare un po' di persone collegate: Simona Muzzi, Enza Palamito, Luca Modio, Paolo Managò, ciao, Marco Caponi, ciao, Francesco Greco, Nicola Reali, Giovanni Lugli, Giuseppe Annunziati, Elisabetta Rodato, Francesco Barresi, Luca Spataro, Stefano Oriente, caspita, Enrico Francesio, Ilaria Meani, ciao, Fabrizio Segalerba, dici un caro saluto a Salvatore, che ricordo con grande simpatia perché è venuto a trovarti, peraltro, a Londra. Mi ha fatto tantissimo piacere, mi ha portato un libro bellissimo, con le foto di Genova, sì. Vedi? Vedo l'ora di andare a trovare a Genova.
Ecco, ti aspettiamo, guarda, braccio aperto. Riccardo, allora, invece tu, Rava Realty, ma non solo, sappiamo che lavori in Compass, di cui abbiamo parlato già tante volte, anche quando siamo stati insieme la scorsa estate a New York, dove abbiamo fatto quella, quell'intervista lunga, quindi Compass, un agente immobiliare, tra virgolette, tecnologico, un hub di servizi. E come come vi siete organizzati per affrontare queste settimane? Diciamo un po' simile a Salvatore e Christian, eravamo già organizzati in precedenza, ormai con la nuova economia, per essere in grado di lavorare in maniera remota, quindi abbiamo un sacco di strumenti a supporto della gente e poi quindi a supporto del cliente finale, che sono totalmente basati sulla tecnologia e sulla nuvola, sul cloud, come si dice. Quindi anche personalmente spesso lavoro dal mio home office, che è quello che vedete qui, oppure dall'ufficio principale. Insomma, non ci sono grossi problemi a livello pratico per lavorare. Adesso la situazione è particolare e quindi bisogna un po' così aggiustare la mira per questo momento in cui per ovvi motivi i deals, quello che doveva procedere ovviamente non sta procedendo normalmente, però tante cose ci stiamo organizzando per farle anche in maniera remota. Anche gli stessi Rogiti piano piano, per esempio, hanno autorizzato la notarizzazione dei documenti in maniera online, proprio adesso, negli ultimi giorni, per cercare di fare quanto più possibile in maniera remota. Ovviamente ci sono molti problemi perché è una cosa molto recente, ci si sta cercando di organizzare. Ok, allora guarda, qui in Italia gli agenti immobiliari stanno insomma provando a insomma, chi è già digitalizzato sta continuando a lavorare, ovvero fare ciò che può fare limitatamente, insomma, a quanto può muoversi, ecco. Ci sono altri che però continuano a fare resistenza anche sulla digitalizzazione, quindi valutazioni online, firma digitale, visite virtuali, sono cose che non vengono ancora sposate completamente, con la scusa tanto la casa, se il cliente non la vede, di fatto non la compra, no? E quindi abbiamo un po' questa scusa per restare fermi e magari subire anche passivamente il mercato anziché avere un atteggiamento proattivo. Anche sugli immobili, diciamo, residenziali, quindi io immagino che anche voi non vendiate soltanto casa agli stranieri, ma immagino che qualche locale c'è. La tecnologia a livello pratico come vi ha aiutato in passato e, se utilizzata attualmente nei vostri protocolli, come vi sta aiutando anche a non perdere il contatto con i clienti? Chi è il coraggioso che parte? Ma no, se parto io, chi vai, vuole? Christian. No, vai Christian, vai. No, io dico la tecnologia forse perché per il nostro format, il nostro business model è sempre stato un po' la chiave, e quindi sicuramente in un momento così mi rendo conto, parlo del mercato europeo dove c'è il lock, ma tra poco anche in altri paesi, che la gente per assurdo ha più tempo ad ascoltare, a ricercare online e a verificare. Quindi io sto vedendo dei leads che per noi erano, chiamiamoli un po' dormienti, che si sono risvegliati sia sul lato agenti che collaboravano con noi che sul lato clienti, e mi rendo conto che in questa fase c'è molto più, forse perché c'è più tempo, forse perché la tecnologia è ormai comunque lo strumento quotidiano di lavoro, e stiamo avendo dei risultati più importanti, più incisivi, diciamo, a livello di rating, di ritorno sulle operazioni effettuate. Infatti stiamo proprio accelerando questa parte perché, avendo dei limiti di spostamenti, è l'unica cosa che può compensare il resto. No, certo. Riccardo, invece, con Compass cosa fate?
Allora, già di default, come si dice, ci sono un sacco di strumenti che possiamo utilizzare per comunicare, per esempio, simile a questo che stiamo utilizzando, abbiamo BlueJeans che ci permette di fare delle conference call, dei meeting virtuali, abbiamo uno strumento per il learning che si chiama Compass Academy, dove ci sono un sacco di video, un sacco di materiale che possiamo consultare per crescere e per diciamo, sviluppare la nostra conoscenza. E poi un sacco di strumenti come può essere una mailing list come SendGrid o MailChimp che ci permettono di stare in comunicazione con i nostri clienti e ovviamente anche tutti i social media. Poi fra l'altro c'è anche un ibrido fra il virtuale e il reale, diciamo che è questa azienda che si chiama Express Docs, che ti permette di stampare in maniera remota attraverso la loro fabbrica e poi mandare via posta qualsiasi comunicazione uno possa immaginare. Quindi ci sono diversi modi per rimanere in contatto. Come diceva Cristian, sicuramente la gente adesso ha più tempo di stare online, di studiare e quant'altro, quindi è il momento di essere vicino al cliente e dare l'informazione necessaria per poi prendere decisioni. Se non è adesso, data la situazione di crisi, sarà fra 2, 3, 4, 6 mesi quando saranno pronti. Quindi investimento di tempo per progetti di lungo termine sicuramente c'è un sacco di opportunità, insomma, di lavorare sodo sicuramente. Okay. Salvatore, invece, io mi ricollego un po' a quello che dicevano appunto Christian e Riccardo. Aggiungo solamente che, per quanto mi riguarda, penso che il digitale debba essere oggi uno strumento accessorio, perché ovviamente abbiamo tantissimi clienti che preferiscono vedere l'immobile di persona o incontrarci di persona, però ce ne sono tantissimi altri che si aspettano che noi in qualche modo, insomma, riusciamo a interagire anche in maniera digitale, in maniera flessibile. È anche uno strumento di ottimizzazione. Per esempio, da noi in azienda lo utilizziamo, appunto, utilizziamo tutti questi appunto strumenti che ha citato poco fa Riccardo, come il training online, piuttosto che il virtual tour, piuttosto che fare amministrazione da casa, anche per un discorso ambientale, per evitare appunto emissioni. Io vivo in una città, Londra, che è molto grande, ci sono circa 10 milioni di abitanti, quindi come missione dell'azienda c'è anche quella di limitare le emissioni di CO2, quindi di limitare gli spostamenti. Ha un'efficacia a tutto tondo e lo terrei, se fossi in Italia, sicuramente lo terrei come strumento accessorio, quello senza dubbio. Ok, bene. Allora, volevo un attimo far entrare un ospite per una testimonianza in diretta. Ci ha raggiunto Luca Burato, che è anche lui un italiano che vive a New York. Allora, nascondo un attimo Christian e faccio entrare Luca Burato, che dovrebbe arrivare, eccolo lì. Lo conosco. Ok, ciao Luca, ci senti? Aspetta, Luca? Sì. Eccoci qua, ciao Luca, come stai? Io bene, voi? Benissimo, dai, ci siamo visti anche con te sul tetto di Compass, sì, la scorsa estate, esatto, però la barba non ce l'avevi, infatti dico, caspita, sì, ha mandato lo zio, ho pensato ha mandato lo zio, invece sei tu. Ah, ok. Allora, abbiamo un doppio testimonial oggi su New York. Luca, come stai vivendo questa situazione? Allora, guarda, dunque noi siamo abbastanza occupati fortunatamente perché facciamo molta gestione immobiliare e quindi chiaramente rientriamo nella sfera dei servizi essenziali che non hanno ancora chiuso di fatto, e quindi siamo molto occupati su quel frangente lì.
per quanto riguarda le compravendite, invece si è arrestato un po' tutto, anche se diciamo ci sono molti clienti che sono alla finestra in attesa di vedere che cosa succede. Quindi molto interesse, ma ovviamente adesso bisogna stare fermi e aspettare. Okay. Ma qual è la tua strategia a medio termine, diciamo, nei confronti dei clienti? Che tipo di attività pensi di mettere in campo? Ecco, immaginando un periodo che secondo me sarà più breve del nostro, perché Trump ha delle idee piuttosto dinamiche, ecco, su questa situazione. Ma nel frattempo, come pensate di muovermi con i clienti? Dunque, è difficile da dire, perché come hai detto tu, non c'è una certezza su quanto questo periodo potrà durare. Quindi si parla di un mese, si parla di tre mesi, non nessuno può prevederlo. Sicuramente c'è stato un aumento come diceva Riccardo, nelle tecnologie, quindi tour virtuali e anche cose che stiamo sperimentando nuove come il crowdfunding stanno avendo molto più interesse adesso che in precedenza, e probabilmente sarà anche il futuro di come si presenteranno determinati affari, come si presenteranno le proprietà. E quindi credo che dovremmo continuare in quella direzione, quindi chiaramente manteniamo un contatto con tutti i clienti virtualmente, quello fortunatamente si poteva fare anche prima senza problemi, però adesso appunto monitorare il mercato per vedere che offerte ci sono e trovare delle soluzioni nuove, innovative, per presentare queste opportunità ai clienti che non possono venire fisicamente a vedere quello che comprano. Ok. Grazie Luca. Ascolta, faccio rientrare Christian, e poi se hai altre osservazioni durante questa live mi mandi un messaggio nella chat riservata. Perfetto. Agli ospiti, e ti rimetto dentro, d'accordo? Grazie intanto. Grazie. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao Luca. Gerardo, vedo, sì, vedo una domanda da Raffaele Coppola che mi sembra interessante. Allora, aspetta, che Raffaele Coppola, sì, assolutamente. Il 99% degli investitori nel mercato nostrano, a noi la prima casa il 95%, spunti. Sì. E io avrei un suggerimento, siccome siamo, mi pare, la audience, la maggior parte di agenti immobiliari, adesso non scordiamoci del primo strumento di comunicazione a distanza, che è il telefono, no? Che quindi hai ragione. Non scordiamoci del telefono. È 130 anni che il telefono è con noi. Ed è l'occasione per chiamare, che siano clienti passati, che siano dei prospects o quant'altro, che siano amici, conoscenti, ovviamente con il dovuto tatto, perché chiaramente non è il caso di chiamare e dire: oh guarda, c'è questo deal della Madonna, devi vederlo, perché non sarebbe probabilmente il caso, ma comunque essere lì a disposizione e farti vivo ed essere presente per tutti quelli che ti conoscono. Quindi a prescindere da strategie di marketing, io direi la prima casa sono insomma famiglie, amici, tutti quelli che fanno parte della cosiddetta, qui la chiamiamo sphere of influence, no? di un agente, e quindi direi telefonare, avere una chiacchierata e spendere quel tempo che forse non avevamo, perché dovevamo correre a mostrare appartamenti, e spendere quel tempo a raggiungere le persone personalmente in questa maniera, diciamo, più soffice, ecco. Faccio una domanda agli ospiti, che sicuramente troverà terreno fertile, no? Ci aspettiamo tutti, almeno qui, ormai in Italia ci sono i principali istituti di ricerca che stanno già facendo previsioni sul mercato che verrà, ed è un mercato che entrerà per forza di cose in contrazione.
perché con le attività al dettaglio chiuse probabilmente anche l'occupazione calerà, e quindi insomma ci sono scenari soft e hard che comunque insomma ci fanno un po' ricordare la crisi del 2008. Credo che bisogna rispolverare un vecchio tema, che è il tema della collaborazione, quindi il fatto di entrare nel mercato e accelerare proprio la chiusura del deal, della transazione, grazie alla collaborazione tra agenti. Io so che voi siete già, insomma, avete già un DNA collaborativo lavorando su mercati che riteniamo comunque più evoluti. Volete fare un appello agli agenti immobiliari che ancora italiani che resistono un po', fanno resistenza alla collaborazione? Se vuoi parto io. Sicuramente collaborazione è importantissima e invito tutti a cercare di collaborare il più possibile. Però a difesa dei colleghi italiani, devo dire che per collaborare c'è anche bisogno di una struttura di base del mercato che è appunto organizzata in quella maniera, no? E quindi l'invito più che altro a cercare, cioè alle associazioni di categoria, nel trovare una sintonia, nel trovare gli strumenti per regolare i mercati in maniera simile ai mercati americani. Perché qui, cioè, un agente nuovo che prende la licenza di base si inserisce su una piattaforma fantastica dove tutti gli agenti del venditore collaborano con qualsiasi agente del compratore. Quindi io, come ho preso la licenza, ho zero esperienza, però se ho un buyer posso avere tutto il mercato a disposizione, portare il mio compratore a vedere qualsiasi immobile, perché esiste questa piattaforma. Quindi, a livello personale, un atteggiamento verso la collaborazione, ma più importante è cercare di regolare i mercati in maniera simile ai mercati italiani, in maniera simile a quelli americani, per esempio. Sì, è vero. È una questione proprio di cultura e struttura, voglio dire, del mercato e abitudine. Io se posso dire... Sì, Salvatore, sì, sì. Aspetto. Penso che... Io ho lavorato per tantissimi anni col gruppo Toscano, quando ero in Italia, gestivo le mie agenzie, e il gruppo Toscano fino ad allora era un'agenzia che appunto prediligeva l'esclusiva. Quindi non dava l'opportunità a nessuno degli affiliati di collaborare. Oggi vedo che la tendenza sta cambiando in Italia, e questo mi fa piacere sicuramente. Quello che ho capito da imprenditore più che da agente immobiliare è che non è tanto importante lavorare in esclusiva ed aspettare che una vendita si realizzi in 6, 8, 10 mesi, ma in realtà quello che è più importante è il flusso di cassa, il cash flow. Cash flow is king, quello che ripetono gli americani. No? Quindi se chi in ascolto sta dirigendo un'impresa, no? Sta gestendo un'agenzia immobiliare, secondo me come priorità assoluta dovrebbe avere appunto quello di velocizzare il numero di compravendite, rendere le compravendite quanto più smooth, come diciamo qui, quanto più lisce, quanto più easy per i clienti, quindi la customer experience deve essere quanto più credevole possibile. Mi rendo conto che c'è una certa difficoltà nel selezionare i partners in questi casi, perché tante volte un agente immobiliare non comunica con un altro in Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Però, come diceva Riccardo, nel momento in cui si creano delle piattaforme, delle regole, degli standards a cui tutti devono sottostare, io penso che la cosa più importante a quel punto, per chi gestisce un'agenzia immobiliare, ma anche per chi è un agente immobiliare individuale, è quello di pensare che il cash flow è il flusso di cassa, è quello che ti consente di fatto di non solo pagare le bollette, pianificare gli investimenti e rendere i tuoi clienti più felici. Quindi certo. Vendi veloce, non è la cosa più importante, secondo me. Bene, Cristian, invece, la tua esperienza? Ma collaborare, secondo me, è alla base, nel senso che non credo più nel single player. Specialmente chi, dico l'Italia, che comunque
è meta interessante per investitori stranieri, per gente che si vuole trasferire ed altro. Quindi, secondo me, allargare il tipo di collaborazioni è fondamentale. Come è fondamentale la collaborazione tra colleghi, e va spiegato, e secondo me va sempre di più puntato sul dare il valore aggiunto alla figura dell'agente immobiliare, nel senso, negli Stati Uniti l'agente immobiliare che rappresenta acquirente e venditore è il centro, punto, è così. In molti altri paesi si vendono e si acquistano case in altri mille modi, e c'è sicuramente forse anche un codice etico minimo. Adesso noi, Gerardo, ci siamo incontrati a febbraio per un'altra cosa, no? Certo. Però c'è una linea continua, condivisa, di collaborazione tra tutti, e se tutti le rispettano, credo che il sistema dimostra che si può lavorare benissimo anche a chilometri di distanza, e in modo attivo per tutti, perché come ha detto anche Salvatore, cash flow, quindi è meglio forse fare 10 vendite l'anno condivise che farne due da solo. Questo è fondamentale. Allora, ci sono un sacco di domande online, poi eventualmente vi chiedo di, se potete, commentare la chat e magari lasciare anche i vostri riferimenti per favorire un eventuale contatto con chi ci sta seguendo. C'era, intanto vabbè, dobbiamo salutare anche Chiara Iodice, Maria Luisa Rotondo, Stefano Oriente qui, ok. E c'era una domanda interessante che ci fa uscire un po' dal seminato. Prima di uscire dal seminato, rispondo a Alfonso Treppo che dice: ieri Nomisma fa una precisazione per l'Italia indicando meno 20% compravendite nel 2020 e discesa prezzi intorno al 3%, cosa ne pensate? Allora, non so gli ospiti esteri se hanno già avuto modo di leggere questo report. Io l'ho letto, l'ho visto, sì, ci sarà sicuramente una contrazione che è legata proprio a un problema occupazionale. Tu tieni chiusa un paese, quindi le chiuse le attività, è evidente che avremo un problema occupazionale, quindi meno persone che lavorano, meno persone che potranno di fatto accedere anche al credito e di conseguenza meno compravendite. Prepariamoci ad un mercato veramente più vicino al 2008 che al 2019, con la consapevolezza che probabilmente anche a livello di istituzioni finanziarie italiane ed europee probabilmente potremmo avere qualche supporto in più da un punto di vista finanziario, però è indubbio che insomma il mercato risentirà di questo tipo di problema sia sul numero di compravendite e anche sui valori. Io non sarei così ottimista sulla loro tenuta, quindi un eventuale decremento dei valori e dei prezzi penso che sia assolutamente giustificata. Usciamo fuori dal seminato, c'è Alberto Gallinari che dice: fateci sognare, riassumendo, spese di acquisto per residenti o stranieri e gestione fiscale degli immobili nelle vostre rispettive sedi operative. Sì, direi di fare magari la prossima puntata, parliamo due ore qua. Talmente tante variabili da considerare. Esatto, però facciamo una cosa, facciamo un overview di un paio di minuti a testa, inserendo anche eventualmente l'opportunità di collaborazione con gli agenti immobiliari italiani, dai, così facciamogli venire voglia, dai, di lavorare anche fuori dall'Italia. Chi parte? Salvatore? Beh, velocemente, molto velocemente. Vai. Per chi acquista prima casa, ha un'imposta di registro che sta all'interno del 3,3% rispetto al prezzo d'acquisto, circa 2.000 pound di notaio, e poi se compri direttamente dal costruttore non dovrai pagare nessuna spesa all'agenzia, perché è il costruttore che dà la fee all'agenzia. Se invece ovviamente ti fai seguire da un property finder, a quel punto dovrai mettere in conto la provvigione per il property finder. Però in buona sostanza questo è quello che avviene come prima casa. Per gli investitori stranieri invece l'imposta di registro è il doppio, è circa il 6%, e probabilmente verrà inasprita. Il governo ha già annunciato che ci sarà un altro 2% da mettere, diciamo,
on top of it, quindi ad aggiungere. Questo perché c'è l'intenzione, ma già da tempo, di dare una scossa, una spinta maggiore al mercato locale contro il mercato estero, che tutto sommato continua a investire normalmente senza problemi. È talmente grande il mercato estero che ci fanno una tassa sopra, capisci Gerardo? Ci fanno una tassa sopra nel momento di emergenze. Certo. Questo più o meno. Come si fa a collaborare con te? C'è la possibilità di creare un flusso di scambio informativo clienti? Non so. Io da circa 2 anni ho pensato di creare un blog semplicemente. Comunque le persone mi potranno anche raggiungere attraverso i social e poi di caso in caso, insomma, vedremo. Come collaborare sicuramente, ma di fondo rispetto a Christian non ho ancora una struttura referral impostata, quindi forse Christian in questo senso ci può dare qualche spunto. Ok, allora Christian, parliamo di Miami, ma parliamo anche di Opisas e come gli agenti immobiliari possono collaborare con Opisas, perché so che tu sei sempre alla ricerca di metodi nuovi per creare relazioni fruttifere con gli agenti italiani. Beh, ti dico, noi oggi come società abbiamo quasi 3.000 collaborazioni e tra questi ci sono svariate centinaia anche di agenti italiani. Abbiamo, noi alla fin fine non siamo né degli intermediari dei developer, nel senso che noi siamo i proprietari degli immobili che proponiamo e quindi abbiamo degli accordi di collaborazione. Invito chiunque sia interessato a valutare questa possibilità a contattarci, insomma il sito è www.opisas.com e credo che in un'ottica di diversificazione degli investimenti e in questo momento in cui c'è questa volatilità dei mercati finanziari è sicuramente un momento di crisi. Però i momenti di crisi creano anche tante grandi opportunità e se posso dire un piccolo aneddoto, io ho formato la mia società il 15 agosto 2008, esattamente 30 giorni dopo, se vi ricordate c'erano le cassette Goldman Sachs dei dipendenti per strada, quindi credo che l'esempio di Opisas in 12 anni di attività ha dimostrato come un momento di crisi mondiale si è riuscito a creare un'opportunità, quindi io dico a tutti gli agenti, il momento è sicuramente duro, non si sa ancora dove le scelte che si faranno e quanto durerà, ma con delle modalità diverse, secondo me ci sarà molto da fare. E chi è interessato in un'ottica di diversificazione, appunto offrire agli Stati Uniti, è libero di contattarmi, sono qua operativo, bloccato ma operativo. Bloccato ma operativo, grazie. Riccardo invece? Allora, New York. Allora, per quanto riguarda i costi relativi alla transazione, brevemente, i costi a rogito sono coperti per la maggior parte dal venditore, incluse le spese di transazione, quindi se volete utilizzare un agente immobiliare, cosiddetto buyer agent, non lo pagate, perché questo buyer agent viene già pagato dal venditore. Poi a rogito appunto le spese del compratore sono molto più basse, possiamo dire 2%, 1,5-2% massimo, mentre per il venditore sono attorno all'8%. Poi per quanto riguarda la collaborazione, poi magari vi giro una newsletter dove vi potete iscrivere, invito tutti quanti. E assolutamente sono apertissimo a collaborare con qualsiasi collega dall'Italia ad altre parti del mondo, appunto su questa base, insomma, questo setup è chiaro, io come buyer broker vengo già pagato dal seller e poi da lì uno si può organizzare come vuole, ecco, sulla collaborazione, quindi apertura massima. E concordo con Christian, anch'io alla fine sono entrato nel mercato immobiliare più o meno nello stesso momento rispetto a Christian, per ogni crisi c'è un'opportunità, nel senso che poi per definizione l'investitore va
a vedere e a considerare opportunità, come si dice qua, when there's blood on the street, no? quando ci sono queste opportunità. Quindi se da un lato chi compra la prima casa può essere comprensibilmente impaurito, l'investitore che ha un po' più pelo sullo stomaco invece sta aspettando il momento giusto per entrare in azione. Quindi io vorrei dire che faccio parte del gruppo di quelli che hanno aperto l'ufficio nel 2008, io 6 febbraio 2008. Allora portate bene, ragazzi. Andata alla grande. E mi volevo riallacciare appunto a quel discorso, nel senso che sono d'accordissimo con Riccardo, il momento di crisi può portare a delle grandi opportunità, ma se sei preparato. Io nel 2008, quando ho aperto il mio primo ufficio, non ero dal punto di vista imprenditoriale preparato, e fondamentalmente ho fallito, non ho fatto una grande cavalcata, ho avuto moltissime difficoltà, questo forse perché nel limite dei franchising, ma questo è un altro discorso. Quindi invito chiunque, proprio perché adesso hanno del tempo a disposizione, a guardare dentro la loro azienda, guardare i propri bilanci, guardare le proprie campagne marketing, capire come intervenire sulla nicchia di mercato a cui fanno riferimento, perché altrimenti questo tempo passerà, la gente avrà voglia di ritornare alla normalità, ma se tu non sei preparato, fondamentalmente ci sarà qualcun altro che si prenderà cura dei tuoi clienti. Quindi per me questo rimane assolutamente sacrosanto. Bene, no, condivido in pieno, Salvatore. Qui ci bisogna veramente di maggiore struttura, una mentalità aperta e la capacità di prevedere ciò che sarà. Ecco, e comunque i dati li abbiamo, gli strumenti anche, possiamo fare sicuramente bene. Allora, siamo arrivati quasi a 45 minuti di diretta ed è insomma giusto anche rispettare i tempi. Io intanto vi ringrazio per insomma essere stati con noi, mi rivolgo agli ospiti ma anche a chi ci sta seguendo adesso. Agli ospiti richiedo ancora di lasciare poi in fondo alla chat i riferimenti, perché stanno chiedendo di entrare in contatto con voi, quindi magari una mail, un indirizzo web, insomma per rafforzare, ecco, i contatti fra dalla Manica all'Atlantico, insomma, e quindi creare opportunità di confronto, perché anche la condivisione di competenze e esperienze in questo momento ci aiuta a restare produttivi. Quindi vi saluto uno ad uno, grazie Salvatore Cusimano. Grazie, da Londra. Grazie Gerardo per avermi invitato. Ci mancherebbe, un piacere. Grazie Cristian Calusa, allora da Miami. E grazie. Grazie e grazie a Riccardo Ravasini anche da New York. Oscuro ancora Cristian, non me ne volere, perché voglio riportare un attimo Luca Burato in linea per un saluto. E dai, noi poi tanto ci sentiamo per NIAR e mille altre cose. E tutto il resto. Cristian. Ciao, grazie ancora a tutti. Presto. Grazie. Ciao. Ciao. Allora, portiamo in stream. Eccolo qua. Ciao Luca Burato, ciao, grazie, vale anche per te, insomma, lascia anche tu un riferimento magari in fondo a questa chat. Ricordo Luca Burato, Vivaldi Real Estate, giusto? Esattamente, sì. Esattamente, perfetto. Specializzato soprattutto oltre che nella vendita, nella gestione degli immobili, quindi insomma un valido riferimento anche poi per seguire i clienti dopo l'acquisto, perché diventa poi importante anche il servizio post vendita. Luca? Esattamente. Va bene. Grazie, allora, a tutti, grazie mille a voi. Allora, un saluto. Ci vediamo settimana prossima con una nuova live dove andremo a rifare il punto della situazione da una prospettiva particolare. Avremo un rappresentante di una rete importante che fa parte anche di un'unità di crisi globale per quanto riguarda l'immobiliare, che ci porterà delle informazioni e delle constatazioni interessanti. Avremo anche un instant buyer che sta per lanciare una cosa interessante che è Casavo, quindi un'iniziativa importante anche per l'Italia, e avremo anche un esponente significativo di una società di mediazione del credito, perché vogliamo parlare anche di mutui, se questa emergenza coronavirus in qualche modo inciderà anche sui tempi e sulle modalità di accesso al credito. Quindi insomma
temi caldi, sempre per restare produttivi. Quindi grazie e insomma ci vediamo in occasione della prossima live. Un saluto a tutti. Ciao, ciao. A presto. Ciao.